Buongiorno amiche ed amici. Dobbiamo sconfiggere un potere invisibile, astuto, sottile, che ci combatte con le leggi, che ci combatte scrivendo leggi di 300 pagine per far sfuggire che al secondo rigo, al ventesimo rigo della pagina 230 ci sono quelle poche paroline che servono a rovinarci, che servono ad asservirci. E allora il metodo. Allora, innanzitutto bisogna individuare qual è la radice del male, il problema di tutti i problemi, ciò da cui tutto discende e dipende, perché qui tutti parlano di tutto ed hanno ragione a farlo, ma parlarne è inutile, perché tutto discende dall'unica cosa di cui invece non parla mai nessuno, che è il signoraggio bancario. Chi è il responsabile del signoraggio bancario? Bene, presto detto, non è il ladro, ma il gendarme, perché il ladro, giustamente, il criminale, giustamente, le banche, cioè, rubano. Se uno è criminale, se non è ladro, che dovrebbe altro fare? Ha ragione, tra virgolette, a fare. È il suo mestiere rubare, è il suo mestiere commettere i crimini. Il problema è il gendarme, il problema è la magistratura che è colluso con queste persone, perché se queste cose, se il signoraggio configura un reato gravissimo, e lo configura, e come se lo configura, il motivo per il quale noi non riusciamo a sconfiggerlo è che l'organo preposto a sconfiggere i reati, che è la magistratura, anziché sconfiggerlo, questo reato lo copre. Quindi noi non dobbiamo farci ingannare, è inutile perdere tempo con la politica che è collusa al massimo con le banche, che è venduta alle banche, lo sappiamo già, è figlia anzi delle banche. Noi dobbiamo puntare la nostra attenzione contro la magistratura, perché la magistratura è rea, è colpevole di non perseguire dolosamente questo immenso reato. E rea di utilizzare ogni più subdolo argomento per coprirlo, per respingere le richieste di processare il signoraggio, ne fanno di tutti i colori. Io nelle cause, pure con quelle civili, sollevo sempre l'eccezione del signoraggio, o la saltano, o la eludono, oppure utilizzano affermazioni pretestuose per non prenderla in considerazione. Quindi noi vinceremo la nostra guerra nel momento in cui saremo riusciti a costringere la magistratura a fare il suo dovere. E io vi dico una cosa, voi siete legittimati a dirlo, perché lo dico io da 30 anni, non c'è nessun problema a dirlo, che la magistratura, salvo alcune lodevoli quanto inutili e mute eccezioni, è globalmente, culturalmente collusa con i poteri ed in particolare con il potere bancario ed in grossa parte anche materialmente corrotta, cioè proprio gli danni i soldi. Il modo per sconfiggere questa gentaglia, i corrotti che sono tanti, è l'istituzione di un organo di controllo sulla condizione patrimoniale dei giudici, perché è inaccettabile, è vergognoso che il cittadino si debba sedere davanti al suo giudice sospettando gravemente che possa essere colluso con il suo avversario, specie quando si tratta di avversari potenti, in una condizione in cui i magistrati a Napoli abitano tutti a Via Posillipo nelle case super panoramiche, a Roma abitano tutti ai Parioli, a Milano abitano tutti a Via Monteleone. Vivono moltissimi di loro, moltissimo al di sopra delle loro possibilità. Noi dobbiamo avere il diritto di chiedergli se sono tutti quanti ricchi di famiglia, se sono tutti quanti che sono ricchi perché sono ricche le mogli, o se invece sono ricchi per altri motivi. Ci vuole un organo di controllo che indaghi su queste cose. Non c'è alcuna violazione della privacy. Prima di tutto perché nella legge, la parola privacy non c'è proprio in quella legge, è un'altra delle mistificazioni. Quella è una legge sulla salvaguardia dei dati personali sensibili, cioè quelli sulla sessualità, su cose che non c'entrano un fico secco con lo status economico.
sono tutti dati rilevabili da registri pubblici. Noi dobbiamo sapere quanto è ricco ogni singolo magistrato, perché quando noi faremo questa indagine, io vi assicuro che usciranno fuori cose da pazzi, perché il motivo per il quale la magistratura è così conservatrice, il motivo per il quale la magistratura non vuole cambiare assolutamente nulla è che sta troppo bene così. L'hanno messa in una condizione di straordinaria comodità. Fra voi ci sono i disoccupati, loro disoccupati in famiglia non ne hanno, perché gli vanno a risolvere i problemi prima che nascano, non hanno bisogno di chiedere. 30 anni fa, quindi vedete che potete dirlo, io lo dico da 30 anni, perché se mi dicono qualcosa gli sollevo l'exceptio veritatis, l'eccezione di verità. Dalla macelleria alle più alte sedi istituzionali, a loro tocca sempre la migliore mollica, senza bisogno di doverlo chiedere, amici miei. Capite che privilegio che hanno? Grazie al cavolo, ecco, mi viene da dire. Che loro il cambiamento non lo vogliono. Grazie al cavolo che in una condizione simile stanno zitti di fronte a questo crimine che sta schiacciando tutto il resto della società. Vorrei avere di fronte Davigo, vorrei averlo di fronte quando dice che i politici devono garantire l'autonomia della magistratura con tono minaccioso perché sa che sono dei vigliacchi e non gli risponderanno. Vorrei averlo di fronte per dirgli che la magistratura è indipendente da tutto, da tutti, fa quel che vuole, non è indipendente dai suoi vizi. Questo è il vero punto, caro Davigo. E io non capisco com'è che tu faccia a non saperlo. È impossibile che tu non lo sappia. Tu vivi nei circoli dei magistrati, lo sai che molti di loro vivono al di sopra delle loro condizioni. Non riesco a capire come tu, che sei il presidente, non ti poni questo interrogativo. E non voglio aggiungere altro. Grazie, grazie.